se la sapete la storia del monkey selfie, della questa foto che si è fatta la scimmia. Questa è una femmina di macaco che si è fatta il primo selfie animale della storia. È vero, eh? Cioè, vedete che c'è una. Il selfie è quello di destra, perché sembra che sorrida. E l'altra foto dimostra che è proprio lei con la zampina che sta schiacciando il tasto della macchina fotografica. E questo è un caso abbastanza emblematico che risale al 2011, cioè la scimmia, lo scatto, ma poi la questione legale si è protratta negli anni successivi fin quando sono arrivati a litigare di fronte al giudice e il fotografo, che è colui che ha messo la macchina fotografica a disposizione della scimmia, ma non ha scattato davvero la foto, è quello che, come dire, ci è rimasto col cerino in mano perché non ha ricevuto i diritti d'autore su questa foto, perché essendo scattata dalla scimmia si dice che va automaticamente in pubblico dominio, perché la scimmia non può essere titolare di diritti d'autore, perché il diritto d'autore è una cosa umana e lo dice chiaramente anche un documento importante che sono le practices del Copyright Office americano, cioè una sorta di documento, linea guida con cui il governo federale americano dà indicazioni su come gestire il diritto d'autore. Vedete, era già emerso anche prima, non è solo il caso della scimmia, cioè animali che hanno creato opere esistevano anche lì da tempo. C'è proprio la storia di un altro primate che era uno scimpanzé che ha visto le sue opere vendute ci sono, erano belle oggettivamente e erano un po' surrealisti. Quindi è un problema che ci siamo già trovati ad affrontare. Quello del selfie era un po' più recente, però vedete cosa dice il Copyright Office americano. Dice che il Copyright Act protegge opere originali frutto di autorialità, cioè di attività autoriale di un autore. Original works of authorship, dice in inglese. Per essere qualificata in questo modo, un'opera deve essere creata da un essere umano. Le opere prive di questo requisito non sono tutelabili dal copyright. Lo US Copyright Office non prenderà in considerazione opere prodotte dalla natura, dagli animali e dalle piante. Questo risale al 2014. Cioè questo documento l'hanno dovuto scrivere così proprio dopo la polemica che c'è stata sul il selfie della scimmia, e quindi è arrivato questo chiarimento. La settimana scorsa, forse due settimane fa, il Copyright Office americano ha fatto un altro documento proprio per l'intelligenza artificiale. Secondo me non era così necessario, perché sostanzialmente riprende le cose che c'erano già in questa edizione del 2014, ma ha fatto un documento ad hoc precisando sostanzialmente che può esserci copyright solo sulle opere create con l'intelligenza artificiale, non dall'intelligenza artificiale, ma come abbiamo detto all'inizio, siamo ancora quasi sempre in questa situazione.